Ragazzi, io sono Martina, My Vision Beauty. Oggi sì, sto facendo un video discutibile, lo so, però volevo, non lo so, far prendere un po' anche una piega un po' più giocosa a questo canale. E se siete miei iscritti da un po', saprete che io di solito faccio cose abbastanza serie. Oggi volevo provare a fare qualcosa di non così utile, non così interessante, ma un po' più a cuor leggero, e volevo provare a seguire passo passo un tutorial di Giulia De Lellis. Da ridere, perché su questa ragazza c'è una marea di drama attorno per il fatto che sia arrivata un po' così nella beauty community. Io non so niente di i vari programmi che ci sono in Italia sulla televisione, perché non guardo la televisione, quindi non so se è arrivata da Uomini e Donne, Grande Fratello. In ogni caso, il dramma è sul fatto che lei si sia, diciamo, sia entrata nella beauty community un po' così, senza avere tanta esperienza alle spalle, e è diventata una delle persone, diciamo, che i brand rivedono di più per fare pubblicità e cose del genere. Quindi io sinceramente ho visto tipo due tutorial sul suo canale. Dei tutorial sul suo canale, e l'altro giorno ho visto questo qui che mi è apparso. Mi sembra che sia quello con più visualizzazioni, tra l'altro, però è di un anno fa. Io pensavo fosse recente perché è appunto il make-up estivo, e invece è di un anno fa, quindi spero comunque che non sia un grosso problema. Però ho visto il tutorial, mi sembra molto carina, molto alla mano, diciamo. E il trucco ovviamente non è niente di che, però volevo seguirlo con voi, seguire i vari passaggi, vediamo che cosa ci dice e vediamo i vari consigli che ci dà, se sono cose che comunque io, che mi reputo una persona un pochino magari più esperta nel campo beauty, reputo anche utili, oppure cose che farei in modo diverso, e vediamo un po' se funzionano oppure no. Quindi ragazzi, io spero tanto che questo video vi possa piacere. Vi prego, non gridatemi, non ditemi no perché anche tu così, visto che avevo fatto il video dove ricreavo un tutorial di Nikki, che è una delle persone che reputo più, diciamo, esperte nel campo del beauty glam, full glam estremo. E adesso invece passiamo all'altra sponda, diciamo, ovvero qui in Italia, e quindi Giulia De Lellis con un make-up più adatto per le persone che si truccano tutti i giorni, quindi qualcosa di super super semplice. Quindi direi subito di iniziare. Io non so se metterò poi qua sopra il video, non so se posso farlo. Di prodotti uguali ne ho solo uno perché sono andata a prenderlo proprio apposta. Il resto invece sono cose che io ho, diciamo, tradotto, cercando di prendere le cose il più possibile simili. E la maggior parte delle cose che io sono più drugstore, lei invece utilizza tutti i prodotti che si possono trovare da Sephora praticamente. Comunque ora vi dico tutto. Eccoci qui, oggi vi parlerò di questo make-up estremamente estivo e secondo me leggerissimo. L'ho realizzato in pochissimi minuti e vedrete anche voi stesse quanto sarà facile farlo. Il trucco che realizza lo realizza più o meno in una decina di minuti, quindi è una cosa super super semplice. Ok, la prima cosa che va a fare lei è applicare una crema idratante. Dice che è super super importante, in effetti è vero, è molto importante applicare una crema idratante prima del trucco, sia che avete la pelle secca, grassa, mista. È molto importante. Avendo io una pelle mista, vado ad utilizzare una crema che non è super thick, non è super pesante, e mi piace un sacco la Origins Ginseng, che è una energy boosting gel moisturizer, quindi una crema gel, e vado ad applicarla come fa lei su tutto il viso. Lei utilizza una crema che non conosco, mi ricordo bene come si chiama. In ogni caso, questa va bene comunque perché sembra una crema comunque gel. Non vado ad idratare naturalmente solo il mio viso, ma anche le mie labbra, e voi sapete che io utilizzo il burro cacao Blistex, mi trovo benissimo. Ok, per le labbra invece utilizza il burro cacao di Blistex. Io invece vado ad utilizzare questo qua, che invece è l'Anolips, lo potete trovare questo da Sephora, ed è un balm multiuso alla lanolina, quindi è perfetto per idratare le labbra, e anche se non è lo stesso comunque
il lavoro è uguale. Lasciamo sulle labbra durante tutto il make up, poi quando ci andremo ad occupare della bocca decideremo cosa fare. Dopo la nostra crema idratante, visto che stiamo andando a fare un trucco molto estivo, molto fresco, e utilizzerò prodotti leggeri, quindi non coprenti, vado ad utilizzare un correttore che vada a coprire tutte queste bruttissime imperfezioni della mia pelle. Io mi sto trovando da Dio, ragazze, con questo correttore. Ok, lei adesso va a utilizzare un correttore in pot e utilizza quello di NARS. Avrei tanto voluto comprarlo perché da un po' che vedo questo correttore di NARS in pottino e mi ispira molto, però non ho avuto tempo in questi giorni, quindi ho deciso di utilizzare questo qua di Becca, anche se è un under eye corrector. Ha più o meno una consistenza che dovrebbe essere abbastanza simile e visto che non avevo nessuna macchietta, nessuna cosa, mi è spuntato un bel brufolo qui di quelle di dimensioni gigantesche che chissà quando se ne andrà, quindi vado ad utilizzare un po' di questo. È un po' un color corrector, però sono abbastanza scura, quindi non dovrebbe essere un grosso problema. In ogni caso, se avete invece un correttore in pottino simile, potete utilizzarlo. Dopo aver coperto tutte le mie imperfezioni, vado ad applicare il solito correttore illuminante sotto le mie occhiaie. Ok, lei adesso va ad utilizzare un correttore illuminante che è uno di Smashbox. Purtroppo l'ho finito, quindi non posso utilizzare quello. L'ho provato anch'io e è molto carino. Non so che correttore utilizzare perché in realtà mi sono trovata ad avere come correttore solo quelli di NABLA in questo periodo. Quindi voglio provare a utilizzare questo Match Perfection perché quello di NABLA comunque è molto molto coprente, mi ricordo invece quello di Smashbox leggermente di meno. Vediamo un po', lei va a fare così, quindi fa queste due C sotto gli occhi. Sto assolutamente cambiando perché mi trovo veramente veramente bene. Beauty blender, solite polemiche, lavata, non lavata, ragazzi, io la lavo, la strizzo bene e questa è la mia beauty, cosa volete che vi dica? In effetti neanche la mia è tanto pulita, vado a spruzzarla un pochino in modo che sia un pochino più soft e vado a sfumare il correttore. Ok, lo utilizza anche qua per allungare un pochino lo sguardo. Questa cosa potete farla se avete un viso che è più allungato e volete diciamo illuminare bene qui per bilanciare tutto. Se invece avete un viso più largo, vi consiglio di non portare il correttore fin qua. Questa qui è una tecnica che avevo sentito da Patrick Starr, per esempio lui non va a portare il correttore fin qui perché allargherebbe di più la faccia e quindi va solamente a portarlo fin qua. Quindi in base a quello che volete fare, in base alla vostra forma del viso, potete andare a allungarlo fino a qui oppure fermarvi prima. In ogni caso vado a sfumarlo tutto. Ok, una volta aver coperto tutte le mie imperfezioni, le mie occhiaie, illuminandole e quant'altro, vi vado a presentare questo prodotto. Loro la chiamano una terra liquida di Benefit. È questa qui. Ragazze, io mi sto trovando non bene di più. Vado a utilizzare una terra liquida di Benefit della linea Hoola. Vorrei un sacco provare anche quella, però non ho avuto tempo di passare da Sephora. E mio Dio, la mia mente mi dice perché non stai settando il correttore, non ha settato il correttore sotto gli occhi con una cipria, spero tanto che non faccia pieghine. In ogni caso io vado a utilizzare invece questa Instant CC Cream di Face D nella colorazione Dark. Questa è una terra colorata e lei decide di andare ad applicarla come fondotinta su tutto il viso. Quindi io vado a fare la stessa identica cosa, poi vado a sfumarla invece con un Kabuki Brush, che comunque è a setole non troppo dense, quindi non è così tanto denso come questo qui, è un pochino più morbido. E quindi vado a fare la stessa identica cosa e vediamo un po' se questo trick può funzionare o meno. In ogni caso non è neanche così tanto scura in questo momento. C'è da dire che io l'avrei usata solamente agli angoli del viso per dare dimensione, piuttosto che su tutto il viso. Però magari va a dare comunque colorito. Vado a sfumarla. Oddio santo, però sfumare così sopra il correttore che abbiamo messo prima, che va a spostarlo, non è un'ottima idea. Però vabbè, qui lo picchietto un pochino perché appunto ho quel fantastico brufolo. Picchiettandola appunto come un fondo, la vado a stendere su tutto il mio viso. Ok,
Ok, vediamo un po' cosa fa come prossimo passaggio. Piccola polemica riguardo questa terra liquida. C'è chi dice che non va assolutamente fissata con la cipria. Nel mio caso però, che l'ho appunto testata, ho notato che con le pelli miste rimane un pochino troppo lucida. A me non piace quell'effetto, tendente quasi al grasso direi. Quindi io, una volta averla fissata tutta, vado a prendere la mia grandissima e meravigliosa nuovissima cipria di Make Up For Ever. Ok, vado a utilizzare adesso una cipria di Make Up For Ever che è translucent, quindi bianca. Io nella mia collezione ho trovato questa qui, che è bianca ma appunto translucent. E va con un pennello gigantesco a fissare tutto il viso. Picchiettare, applicare con movimenti circolari, poi lì c'è sempre la maestrina che ha da ridire. Insomma, io ve lo dico così un po', a Roma si dice parla come magna. Beh, insomma, la vado a fissare. Se vedete bene, non è che ha questa coprenza estrema, proprio perché vi ho detto è estremamente lucida. Però quell'effetto che a me non mi disturba, non mi dispiace. Diciamo che qui è traslucida, però non facciamo la maestrina, come dice lei. E quindi vado a picchiettare la cipria un po' ovunque. Purtroppo però non la picchietta sotto gli occhi, quindi... aiuto! Perché no? Ok, allora, lei va a utilizzare la Hoola di Benefit. Io non ho la Hoola. Però ho sentito da Ale Hilton, ciao Ale, che un altro prodotto che io ho invece assomiglia molto alla Hoola. Quindi vado a utilizzare il bronzer Medium Warm di Nouveau Cosmetics. Vediamo che pennello utilizza. Sporco il mio pennello, pesciolino. Ok, per questo passaggio lei va a utilizzare un pennello diverso. Oh mio Dio, il mio è sporchissimo, fate finta di niente. Utilizzo un pennello di quelli piatti che andavano di moda un po' sui siti cinesi. Questo qua sarà sicuramente high-end, ma non importa. E assomiglia un pochino a questo, quindi, come dice lei, sporco un po' il pennello. E pesciolino. Vediamo un po' che cosa viene fuori. Faccio una leggera scavatura. Una leggera scavatura. No, comunque si sfumano super super bene. Però mi sa che ne ho preso un po' troppo rispetto alla Hoola di Benefit. E va ad applicarlo solamente qua. Quindi non fa altro contouring. In effetti sta molto. Una volta aver fatto appunto un leggero contouring in polvere, tanto per dare una definizione al mio volto, vado ad applicare un blush. Questa volta vi presento questo qui di Chanel. Ok, lei va a utilizzare questo blush di Chanel, che quando l'ho visto così, ovviamente non ho il blush di Chanel, mi ha ricordato molto questo blush, oddio santo, forse non così tanto, questo blush di questa marca che mi ha inviato delle cosine, Nouba. Non ho mai provato nulla. Sì, va bene. Ah, ti ho portato un po' di focaccia. Ah, perché non possiamo mangiare. E poi è arrivata una roba. Oh. Ok, ci siamo. Piccola pausa focaccia, che è arrivata mia mamma con la focaccia, quindi non potevo non mangiarla. Comunque, siamo al blush. Il blush di Chanel che aveva lei. Questo è un po' fucsia. Vediamo un po' lo swatch. Oh mio Dio, ho paura. Il suo è molto più caldo, più pescato. Oddio santo. Ok. Non è colpa sua nel caso se viene male, perché è il mio colore. E sorridendo vado ad applicarlo sulle guanciotte. È una parola che mi piace un sacco. Guanciotte. Devo dire che ne basta veramente poco 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 di questo prodotto, perché è estremamente pigmentato, cioè si vede tantissimo. Ok, una volta applicato il blush sulle guance, vi ricordo quella piccola cosina che faccio solitamente io, ovvero prendo un pochino di prodotto con il pennello per gli occhi e lo applico dove ho la scavatura naturale del mio occhio. Mi piace, dà un senso più di effetto sano, insomma, un po' come vi pare. Dice lei che il piccolo trick che usa di solito è quello di applicare un po' del blush con un pennello occhi, sembra una cosa del genere, e lo vado ad applicare qui. Lei non ha messo correttore sulle palpebre, oh mio Dio, come si appiccica. Vabbè, non importa, facciamo finta di non averlo visto e andiamo. Oddio, 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 perché dice che le dà un aspetto più sano. Il problema è che questo colore qui è tipo non fucsia di più. C'è da dire anche che senza primer, ovviamente, senza correttore non va proprio a... Quindi lei adesso va a utilizzare un illuminante, che dice che non può farne a meno e la capiamo, perché
Se siete su questo canale anche voi avrete la fissa dell'illuminante e come vi ho già detto io mi emoziono quando vedo qualcuno con l'illuminante fuori in giro per strada. Lei va a utilizzare questo di Too Faced che è molto chiaro, io in realtà non ho proprio un colore così, non ho quello, in realtà ne ho presi due pensando fossero simili ma non ci assomiglia per niente. Però come texture mi sembrava un po' simile a questi qui. Magari posso andare a utilizzare. Raga, ma sul serio? Di nuovo? L'avete visto? Questa volta l'avete visto. L'illuminante si è sbriciolato per terra, cadendo dal pen. Completamente. Dopo questo piccolo incidente che... piccolo incidente di percorso. Ok, di solito lo applica sugli zigomi, sul naso e sull'arco di Cupido. Oggi dice che invece vuole andare ad applicarlo solamente sugli zigomi e sull'arco di Cupido. Si vede che si sentiva un po' più oleosa oggi. Mi dispiace molto perché io adoro l'illuminante sul naso, ma va bene così. Una volta okay. Così via, vado ad applicare sugli occhi. In realtà questo qui sembra abbastanza buono per il colore che aveva lei. Magari non sarà così chiaro, però la texture sembrava... Oh, oddio santo, l'ho applicato sul naso! Scusate, vi giuro, è l'abitudine, perché è una cosa che c'è, passi qui e va bene, ok. Vi giuro che non l'ho fatto apposta. Vediamo se riesco a tirarlo un po' via. Va bene, ok. Come se non fosse successo niente, vi giuro. Non qui! Basta. Metto giù il pennello dell'illuminante, non ce la faccio. Riapplicare l'illuminante è una cosa che mi viene così di getto senza pensarci. Dovevo applicarlo solo su tre punti, due punti, e invece sono andata un po', ok? È la mano che va da sola, vi posso giurare, non ci ho neanche pensato. Adesso invece passa agli occhi. Ok, va a utilizzare un ombretto waterproof ed è di Makeup Forever. Non ce l'ho, non ho quel colore lì. Non so, probabilmente è più metallico e meno shimmer di quello che andrò a utilizzare io, che invece è uno di Nabla e è comunque molto bello. Vado a utilizzarne comunque poco poco perché lei non ne utilizza tanto. Che appunto gli ombretti in crema l'estate fossero grassi. No, non sono grassi perché appunto essendo poi ombretti waterproof, la maggior parte degli ombretti in crema anche da Wycon, potete trovare un sacco di ombretti waterproof. E non sono grassi, non sono untuosi, perché appunto hanno una formula da crema a completamente fissarsi. Al contrario, sono fantastici per l'estate perché durano di più. Più utili e essendo waterproof possono durare di più, potete utilizzarli in piscina, potete utilizzarli al mare per le serate estive. Appunto lucidi. In realtà gli ombretti questi qui liquidi si fissano, come tutti i prodotti liquidi in realtà, si fissano molto di più di quelli in polvere e restano lì, a differenza appunto di questi qui in polvere. Ok, lei va a utilizzare un gel per sopracciglia di Benefit colorato, io andrei a utilizzare questo qui invece di Neve Cosmetics che mi piace molto. Lei però ha le sopracciglia tatuate, quindi se vogliamo andare a ricreare il suo look, le sue sopracciglia sono comunque abbastanza strong, quindi adesso off camera vado a utilizzare un pochino del brow pot di Nabla in modo da avere più o meno la stessa forma e poi vado a passare il gel di Essence, che non è Essence, è Neve Cosmetics. Ok, non sono proprio uguali però ci siamo, così almeno c'è l'intensità delle sue sopracciglia che, come ho detto, sono tatuate e ho applicato il gel, come ha detto lei, sparandole un pochino verso l'alto ma non troppo, e in effetti anche a me piace molto fare questa cosa perché dice apre lo sguardo, non lo so. Ok, lei adesso va a consigliare questo mascara che io ho addirittura comprato perché è l'unica cosa tra tutte queste che ha utilizzato che è del drugstore e che quindi costa poco, e è questo mascara qui di Maybelline che lei ha detto che ha provato per caso una volta e si è innamorata. Vediamo un po' se è davvero così, comunque le ciglia che ha lei sono molto molto belle. E poi lei ha detto che le hanno consigliato che può anche non piegare le ciglia perché le sue comunque sono abbastanza piegate. Anche le mie non sono troppo all'ingiù, riuscite a vederle qua di lato. Però io una piegatina ce la do comunque perché
ha detto in ogni caso che se si vogliono piegare si possono piegare, quindi non sto barando, l'ha detto lei. Ho deciso di utilizzare questo della Maybelline. Voi direte come? Questa sta usando un mascara da 9,90€ e ce lo sta vendendo come se fosse il mascara migliore del mondo. Io mi sono sempre trovata molto bene con i mascara di Maybelline, ma devo ammettere che è un anno, due anni che non compro nessun mascara di Maybelline, quindi vediamo un po'. E vado ad applicarlo. Solita storia del mascara che non sembra neanche normale quando lo metto, lo so, portate pazienza. Ok, lei lo applica così. E schiaccia bene le ciglia, tra l'altro. Le schiaccia proprio. E perché in effetti questo metodo qui, schiacciando le ciglia, le va a piegare, però ovviamente se sono lunghe come le mie vanno anche a spiaccicarsi poi contro la palpebra, quindi bisogna stare attenti. E se vi sporcate potete utilizzare un cotton fioc, aspettate che si asciughi il mascara e poi lo struccate via. Per la parte sotto le faccio così. Bordo, lo faccio. Ok, lei adesso va a utilizzare per le labbra una liquid lipstick di Huda Beauty. Io ne ho un po', ma non ho quello che ha utilizzato lei, perché lei ha utilizzato uno che si chiama Venus. Io qui ho Spice Girl e Trendsetter, che sono molto più scuri. La cosa che mi è piaciuta è perché ho utilizzato una tecnica particolare che in realtà non è neanche così stupida o scontata, che è quella di applicare il rossetto di liquido solamente a questi angoli qui. Poi lo va a sfumare un pochino e in questo modo ha un rossetto duraturo, ma non quell'effetto gnocco del rossetto liquido, che probabilmente non le piace, soprattutto per l'estate magari non è l'ideale con il rossetto pantanoso sulle labbra. Quindi adesso vado a cercare di fare la stessa cosa, cercando di trovare un rossetto liquido simile. Io ci andrei ad applicare un po' di burro cacao sopra, però lei non l'ha fatto, quindi facciamo finta di niente. E quindi questo è il make-up completo. Lei dice appunto: ragazzi, il mio make-up è terminato. E quindi questo è il look finale. Quindi io spero tanto che questo video vi sia piaciuto. È stato ovviamente un video un po' così, non un video super utile, però volevo provare a fare questa cosa. Fatemi sapere se in qualche modo vi è piaciuto, se comunque vi ho detto qualcosa di utile, spiegato magari alcune cose che diceva lei in maniera un pochino più da makeup artist. E scrivetemi qua sotto nei commenti se indossereste questo makeup. Devo dire che a me piace molto, è molto semplice, avrei cambiato due o tre cosine, ci sono delle cose che io di solito faccio e che lei non fa, però il risultato finale è molto bello, molto semplice, soprattutto quando magari non ci si sa truccare, questo è un ottimo modo per iniziare a essere presentabili, avere un look molto soft, molto semplice e poi sperimentare dopo con le cose più complicate come l'eyeliner e varie altre cose. Quindi questo make-up è perfetto anche per quelle di voi che sono magari un pochino più piccoline, non so se mi seguite anche voi più piccoline. E in ogni caso io spero tanto che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo.